a tutti! Sono Chiara Canzoneri, chef e custode delle tradizioni dei sapori del Friuli Venezia Giulia. Assieme ad Espar e al progetto Sapori del nostro territorio, vogliamo raccontarvi i piatti tipici e le tradizioni enogastronomiche della mia regione, appunto. Oggi ho pensato di parlarvi dell'orzotto. L'orzotto è una preparazione tipica della mia regione, molto simile a un risotto, ma utilizzeremo appunto l'orzo al posto del riso. Lo preparerò con gli spinaci freschi, il limone e una crema di montasio. Vediamo gli ingredienti. Iniziamo con la preparazione degli spinaci. Faccio rosolare in una padella con un filo d'olio del porro. Ho lavato molto bene gli spinaci perché generalmente sono pieni di terra. Li ho lavati più volte, sciacquati, fatti decantare. Vado ad aggiungerli al porro. Evito generalmente di far bollire gli spinaci per non perdere le proprietà e le vitamine dei quali sono ricchi. Gli spinaci sono ricchi di vitamina A e di acido folico. Al contrario invece di quanto si pensi, che si dica, gli spinaci sono poveri di ferro, ne hanno una quantità veramente bassa. Un modo per poter valorizzare questo quantitativo di ferro è quello di aggiungere alle preparazioni della vitamina C, ed è per questo che noi andremo ad aggiungere il limone alla nostra preparazione per far sì che l'organismo assimili il ferro, anche se poco, contenuto negli spinaci. Copro faccio cuocere più o meno per 4-5 minuti, il tempo che gli spinaci si riducano completamente e si cuociano nella loro acqua di vegetazione. Insaporisco con un po' di sale e del pepe macinato fresco. Infrullo tutto per ottenere una crema bella morbida. E ora parliamo dell'orzo. L'orzo è il primo cereale coltivato dall'uomo. Testimonianze lo fanno risalire addirittura al 10.500 a.C. Siamo nell'estremo oriente, solo successivamente lo troviamo presente anche in Europa e nel Nord Africa. Principalmente veniva utilizzato per la produzione della birra, ma addirittura fino al XV secolo risultava il primo cereale impiegato nella panificazione. Esistono tre tipologie di orzo: orzo integrale, orzo decorticato e orzo perlato. L'orzo integrale è quello che ha subito meno trattamenti di raffinazione, è quello quindi più ricco di valori nutrizionali, però ha bisogno di una lavorazione più lunga. Deve essere messo in ammollo almeno 10-12 ore prima della cottura e ha bisogno di più o meno 45 minuti per la cottura stessa. L'orzo decorticato ha subito una parziale decorticazione, quindi viene tolta la parte esterna del chicco, ha bisogno, come per l'orzo integrale, di una lavorazione lunga. E alla fine c'è l'orzo perlato. L'orzo perlato ha subito completamente la fase della decorticazione e viene rimossa anche la parte della crusca. Quest'orzo si risulta bianco, un chicco bianco e molto perlato, appunto, e non ha bisogno di ammollo e viene cotto più o meno in 25-30 minuti. Iniziamo quindi con la preparazione dell'orzotto. Metto a scaldare in un pentolino un filo di olio d'oliva. Sciacquo molto bene l'orzo, io ho utilizzato l'orzo perlato che va comunque sciacquato e fatto scolare per eliminare eventuali residui della lavorazione. Aggiungo il mio orzo nella mia padella e faccio tostare come per un tradizionale risotto. Aggiungo del sale. Questo passaggio è molto importante perché darà gusto al mio orzo. Quando l'orzo sarà ben caldo, inizio subito aggiungendo del brodo bollente che ho preparato precedentemente, nel quale ho messo la carota, il sedano, la cipolla e delle foglie di spinacio. Non lo sfumo con il vino, questo perché non voglio mantenere o avere il gusto acidulo della caratteristico appunto del vino nella mia preparazione, ma voglio mantenere un gusto più dolce e neutro. Si
siamo a metà della cottura del nostro risotto. A questo punto aggiungo la mia crema di spinaci. È trascorsa circa una mezz'ora. Spengo e comincio a mantecarlo come un normale risotto. Quindi abbondante montasio, in questo caso uso montasio stagionato 18 mesi, del pepe. Comincio a lavorarlo velocemente fino a creare una mantecatura perfetta e allonga. Ora lo faccio riposare un paio di minuti prima di impiattare. Preparo la mia crema al montasio mettendo a scaldare la mia panna fresca, nella quale farò insaporire della buccia di limone non trattato e ben lavato. Una volta raggiunto il bollore, tolgo le bucce . Aggiungo il montasio grattugiato e faccio sciogliere bene, stando attenta a non far attaccare. Faccio bollire per qualche secondo in modo tale da tirare un po' la crema. Spengo e vado a riempire il mio bidone. E ora impiattiamo. Che andremo a guarnire con la nostra crema di montasio al limone. Gli spinaci freschi che avevamo recuperato prima di utilizzarli cotti. Aggiungo delle scaglie di montasio. Della melissa fresca e del trifoglio che daranno un punto particolare. E finisco con del limone grattugiato fresco. Il nostro orzotto è pronto e buon appetito!